Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutte ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi sono particolarmente contenta perché, come penso si può capire, sono qui per girarvi un video haul, un video in cui vi mostrerò tutte le cose che ho acquistato di recente. Maggiormente saranno capi di abbigliamento che vi mostrerò, ci sono anche alcuni accessori, ma per la maggior parte sono veramente capi di abbigliamento. Tra la fine di maggio e i primi di giugno sono stata un po' in giro, in particolar modo sono stata da Zara, sono stata da Mango, Stradivarius, Primark, ho fatto vari acquisti e quest'oggi sono ritornata appunto per farvi vedere tutte le cosucce che ovviamente ho acquistato. Prima di iniziare con questo vero e proprio video haul, ma sarà un try on haul perché vi mostrerò qui a fianco le foto di tutti i capi che ovviamente ho acquistato indossati, ci tenevo come sempre ad invitarvi ad iscrivervi al mio canale. Se ovviamente ancora non l'avete fatto, mi farebbe davvero un sacco piacere se vi iscriveste a questo piccolo canale, far parte appunto di questa piccola community, attivando poi la campanella delle notifiche. Farete così in modo da non perdervi tutte le varie notifiche inerenti alle mie pubblicazioni, e se volete potete tranquillamente lasciarmi un commento, io sono sempre attiva, mi fa veramente un sacco piacere dialogare con voi. E quindi nulla, detto ciò direi di iniziare. Devo dire che sono stata come primo step da Primark. In realtà sono stata da Primark due volte, una volta quello in centro un po' più grande, poi la seconda volta sono stata a un Primark più piccolo qui in zona dove abito, perché avevo delle esigenze e quindi mi trovavo lì, ero uscita dalla palestra, l'orario era comunque mattina intorno alle 9, 9 e mezza, quell'ora lì non ci sta quasi nessuno da Primark e quindi ne ho voluto approfittare. E direi di iniziare subito da questa busta qui e farvi vedere le cose che ovviamente ho acquistato. Ero andata da Primark perché in realtà cercavo i miei solici sport bra che ultimamente sto appunto utilizzando proprio a mo' di reggiseno. Cioè io invece di indossare il reggiseno con le coppe al momento sto utilizzando questi sport bra, perché comunque avendo un seno davvero molto molto piccolo e non ho bisogno di sorreggere granché, ecco, con questi qui mi ci trovo davvero bene. Se vi ricordate, nello scorso video di Primark li avevo acquistati in varie tonalità, blu, rosso e grigio, se non ero blu, rosso e bianco, adesso non ricordo, e dal momento che comunque mi ci stavo trovando bene ne ho voluti prendere altri. Questa volta ho preso delle tonalità un po' più estive, un po' più carine, e le ho prese in taglia XS, perché la cosa che ho notato è che comunque con i vari lavaggi, nonostante io lavi sempre i capi a 30 gradi, quindi comunque non utilizzo mai acqua calda per lavare i capi, ho notato che un po' tendono a allargarsi, ecco, e quindi ho voluto prendere la taglia extra small. Di cosa sto parlando? Sto parlando di questo pack da 3 SIM free wireless, bellissimi. I colori che ovviamente ho scelto sono questo qui lilla, bellissimo, poi c'è ovviamente questo qui bianco e poi c'è questo qui, ve lo faccio vedere perché così non si vede, rosa, un rosa freddo direi, un rosa pastello, e li voglio far vedere bene, aspettate un attimo che ve li faccio vedere tutti e tre. Sono davvero davvero stupendi. Io ovviamente questi qui non li utilizzo per andare in palestra, ma appunto come vi ho detto li utilizzo a mo' proprio di reggiseno sotto, non so, la camicia per lavorare, oppure al di sotto di un top, o proprio al di sotto delle magliette, mi ci trovo benissimo. Quindi i tre colori sono, come appunto vi stavo dicendo, questo qui lilla, bellissimo, in assoluto il mio preferito. Poi c'è questo qui bianco, che è un bianco che vira più verso il panna, così. E poi ho preso, ovviamente nel kit c'era questo qui rosa, molto molto bello, e un rosa pastello direi, davvero davvero carini. E tra l'altro questi tre costano 11 pound, sì, costano 11 pound, voglio controllare un attimo. Sì, 11 pound. Poi, sempre in quella occasione, ho voluto prendere questo pigiama che mi è piaciuto un sacco. È composto da questa magliettina blu, è un bel blu acceso direi, con la scritta Love Club. L'ho preso nella taglia small, che poi corrisponde a una taglia 42-44 italiana, quindi ci siamo bene con le taglie. E il pantaloncino è davvero davvero sfizioso, è fatto in questo modo, ve lo faccio vedere.
Mamma mia, è proprio carino, fatto così a mo' di box, diciamo da uomo. E poi ha tutte queste stelline, queste farfalline, molto molto carino. Io ovviamente il pigiama amo indossarlo, con, diciamo, di una taglia in più, quindi questa qui 42-44 va più che bene, tenendo conto che poi ho perso un altro po' di peso. Devo dire che questa qui al momento è alla mia taglia, 40-42. Poi, ultima cosa che ho preso in questo giorno, ho preso questi elastici per i capelli. Ce ne sono 20 all'interno e sono di questi colori, 5 di ogni colore. Sono tra l'altro tra le tonalità che amo più indossare, soprattutto nel periodo estivo, e quindi li ho presi. C'è il lilla, c'è il viola, c'è il fucsia e c'è il rosa. E questi li ho pagati 2 pound. Dimenticavo, il pigiama l'ho pagato 10 pound, quindi 11 pound i 3 bra, 2 pound questo qui e poi il pigiama. Poi la seconda volta che sono stata da Primark ho fatto ovviamente più danni. E che cosa ho preso? Allora, per prima cosa ho preso questa maglietta a righe fatta in questo modo che costava 3 pound. Ultimamente ero proprio alla ricerca di magliette semplici, bianche, a righe rosse e a righe blu e devo dire che da Primark le ho trovate. Tra l'altro queste qui sono realizzate con cotone riciclato. L'ho presa nella taglia S e l'ho pagata 3 pound. È fatta in questo modo, è una semplice maglietta bianca con le righe rosse, mi piaceva tanto e l'ho voluta prendere. E nella stessa, diciamo, scia di capo ho voluto prendere la stessa maglietta, questa volta con le righe blu, però sono delle righe leggermente più sottili. Anche questa qui l'ho presa, diciamo, nella stessa occasione, l'ho pagata 3 pound, anche questa l'ho pagata, l'ho presa nella taglia S. E infine l'ultima maglietta che ho preso, sempre diciamo in quello scompartimento lì, è questa qui in collaborazione con Disney. Ditemi voi se non è stupenda questa maglietta. C'era in abbinato anche il pantaloncino corto, però io ho voluto prendere soltanto la maglietta. È fatta in questo modo, molto molto bella. Credo che per l'estate, questa qui magari su uno shorts o comunque anche su un jeans, è davvero molto carina. E questa qui, se non erro, costava 6 pound, quindi costava leggermente di più, ecco, ma tra l'altro c'era appunto la collaborazione, quindi tutto normale. Poi, dal momento che ho perso un po' di peso, ma proprio dall'anno scorso c'è stato un cambio pazzesco del mio corpo, mi trovavo in difficoltà perché non avevo un pantalone corto che appunto mi andasse. E dal momento che comunque qui a Londra l'estate è arrivata, la primavera l'estate è arrivata, io necessitavo di acquistare appunto pantaloni corti. E quindi che cosa ho fatto? Sono andata appunto nel reparto dei pantaloncini e guardando un po' ho visto questo shorts, modello paper bag, che mi piaceva un sacco e tra l'altro in questo bellissimo color khaki. Il pantaloncino è fatto in questo modo, vedete, ha ovviamente l'elastico qui in vita, quindi tende leggermente a stringere, ha diciamo una piega qui fatta in questo modo, non è troppo corto, quindi va bene. E sul retro poi anche le tasche. L'ho preso nella taglia UK 8 che corrisponde alla 40 italiana. Io comunque vi dico sempre le taglie proprio come riferimento, però bene o male sul cartellino c'è sempre segnato, diciamo UK, Europa, USA e Italia. E questo pantaloncino qui, che tra l'altro fa parte della linea denim short, se vi interessa, l'ho pagato 14 pound, quindi siamo intorno ai 15-15,50 euro. L'ho indossato, mi sta bene, ovviamente poi voi vedrete anche la foto qui a fianco e devo dire che mi è piaciuto un sacco. Oltre poi a questo pantaloncino ho voluto prendere un costume. Nel reparto dei costumi sono arrivate un sacco di fantasie nuove e ho voluto prendere questo qui che mi è piaciuto subito quando l'ho visto. Poi non costava nemmeno tanto, sono sincera, e quindi l'ho voluto prendere. Ed è fatto in questo modo. Allora, il bottom è fatto così, vedete? E sembra tipo crochet e ha all'interno queste cuciture dorate, molto molto carino, è fatto in questo modo. E il top invece è fatto a triangolo. Io di solito indosso, preferisco le fasce, però un triangolo ho detto ma perché no? L'ho preso giusto per dirvi le taglie, ho preso di sopra una 42, no, una 44 italiana e invece la parte di sotto ho preso una 42 italiana. L'ho pagato rispettivamente 7 euro
7 pound la parte di sopra e 5 pound la mutandina, lo slip. Poi ho preso come sempre un mio kit di salviettine struccanti. Sapete che io queste qui le acquisto sempre perché comunque le utilizzo qui sulla mia makeup station, mi sono comode e quindi le ho volute prendere. Ecco, ho preso come sempre nuovamente una confezione di dischetti in cotone. Questi qui li ho pagati 90 fili e quindi ne ho voluto prendere un altro così da tenerlo in scorta. Ho preso poi una canotta molto carina. Questa qui non so se il colore mi sta bene, sono sincera, perché credo che per un inverno profondo come me non è un colore che sta bene, però è un colore che a me sinceramente d'estate piace indossare. La canotta è fatta così, vedete, molto molto semplice e tra l'altro è a costine. Io amo le costine, per chi non mi conosce, ve lo dico, amo le costine e scende semplicissima come una canotta appunto normale da mettere all'interno dei pantaloni. L'ho presa in taglia S, l'ho pagata 5 pound, cioè davvero niente. E ovviamente ho provato tutto, mi piaceva e quindi l'ho voluta prendere, ecco. Poi ho preso, non ho finito ancora, da Primark sempre, ho preso questa maglietta. Mi piaceva un sacco la fantasia ed è un tessuto 50% viscosa. Infatti, quando l'ho provata, mi dava proprio la sensazione di una maglietta molto molto fresca, quindi l'ho voluta prendere. È fatta a strisce, ci sono queste strisce bianche, rosa, rosse e blu, molto carina, mi piace molto, è più avvitata rispetto a, diciamo, le magliette che vi ho mostrato prima. Questa qui l'ho pagata 8 pound, l'ho presa sempre in una taglia S e devo dire sono rimasta molto molto soddisfatta sia del materiale ma proprio della vestibilità, perché comunque risalta un po' le forme. E ho preso poi un altro top, diciamo un altro una fascia costume bianca, perché all'interno, diciamo, del mio armadio ho vari costumi e dal momento che comunque magari uno mi va grande sopra, uno mi va grande sotto, ho detto prendo una fascia bianca, una fascia nera e ovviamente poi li abbino a modo mio. La fascia nera già la possedevo, ho voluto prendere anche una fascia bianca perché avendo comunque dei costumi sul blu, sul lilla, comunque una fascia bianca ci può stare, ecco. E questa qui, una semplicissima fascia bianca con le bretelle rimovibili, l'ho pagata 2,50 pound, quindi veramente nulla. E ho voluto prendere le ultime due cose da Primark nel reparto, diciamo, degli accessori. E che cosa ho preso? Allora, ho preso queste pinzette per i capelli, bellissime, in questi colori super super estivi. Tra l'altro ci sono dei colori che adoro, il rosa, il lilla, il blu, molto molto belle. L'ho pagata 2 pound, piccoline, carine da mettere magari così tra i capelli. E poi l'ultima cosa che ho preso da Primark è questa confezione, un travel bottle set, le definisce, composta in realtà da questa bustina, che si può portare ovviamente in aereo, e all'interno ci sono allora quattro bottiglie, una per, diciamo, il detergente, l'altra per prodotti in spray, prodotto detergente, anche questo qui prodotto liquido, e poi ci sta un pottino piccolino per magari le creme. E la cosa carina è che all'interno ci sta questi adesivi che menzionano shampoo, conditioner, shower gel, quindi voi tranquillamente potete aggiungere sulla bottiglietta la descrizione del prodotto contenuto all'interno, così da non fare confusione. Ecco, l'ho trovato molto carino, c'era in varie tonalità, io l'ho preso bianco così da portarlo con me ovviamente nelle mie prossime vacanze. E poi direi di passare agli acquisti che ho fatto da Stradivarius. Prima di parlare di Stradivarius, io volevo fare una piccola parentesi. Allora, sicuramente io mi rendo conto che il mio fisico è cambiato tanto, cioè magari chi mi segue da tempo e vede comunque, non so, sul mio profilo Instagram o sul mio profilo YouTube le foto mie di 4-5 anni rispetto alle foto di adesso, sicuramente c'è stato un grande cambiamento, tenendo conto poi che comunque oltre ad aver perso tanto peso faccio anche attività fisica, quindi ho messo un po' più di massa, sicuramente questa è una cosa da tenere in considerazione. Ma ci tenevo a dire una cosa: io sono stata da Zara di recente perché appunto, come vi ho detto, cercavo dei pantaloni, ma ero proprio lì alla
la ricerca magari anche di qualche top carino. Allora, io prendevo i pantaloni in taglia 40. Allora, uno era enorme, l'altro era stretto, l'altro usciva il sedere di fuori, l'altro era improponibile, l'altro era di un materiale pessimo, cioè che Primark veramente ci fa chapeau a confronto. Cioè, io sono rimasta veramente scioccata. Ho preso dei top che appunto ho portato con me in camerino, che ho provato, davvero osceni. Cioè, io sono rimasta esterrefatta, ma ovviamente esterrefatta negativamente. Oltre al fatto che poi comunque i prezzi sono anche aumentati notevolmente, c'è uno short 30 pound, quando prima con 30 pound si acquistava un paio di jeans lunghi. Cioè, io sono rimasta veramente sconcertata. Organizzazione pessima da Zara, come sempre, e quindi io sono andata via senza aver acquistato nulla. Sono stata poi da Stradivarius. Per fortuna, da Stradivarius ho trovato un modello che mi piaceva tanto. E di cosa sto parlando? Sto parlando di questo shorts che, come modello, assomiglia tantissimo a un pantalone che io in passato possedevo di Zara, che mi piaceva tanto. Era in assoluto tra i miei short preferiti. Infatti, lo portai anche con me in Grecia, nella mia scorsa vacanza. L'ho indossato tanto, mi è piaciuto tanto. E ritrovarlo appunto nello stesso modello da Stradivarius mi ha reso veramente felice. Ovviamente l'ho preso nella taglia attuale, perché quello lì che possiedo è veramente improponibile, e l'ho preso ovviamente nella taglia UK 8, taglia 36, corrisponde alla taglia italiana 40, ed è questo shorts qui, davvero davvero bello, e ovviamente a vita alta. Diciamo che non è super vita alta, però è vita alta perché arriva più o meno dove è l'ombelico, leggermente più su dell'ombelico. Voi ovviamente vedrete la foto qui a fianco. È fatto in questo modo, è davvero molto molto bello, a me piace tantissimo. E sul di dietro c'ha ovviamente anche le due tasche. La cosa che mi piace di più di questo pantalone sono ovviamente queste due tasche fatte in questo modo sul davanti, che lo rendono a mio avviso un po' più elegante e particolare. E dal momento che comunque mi stava bene, mi piaceva, l'ho voluto prendere diciamo nello stesso modello, in questa tonalità qui. Al mio ragazzo, sono sincera, piace di più questo qui chiaro, anche a mia sorella. A me piace più quello lì scuro, però sono sincera, li indosserò entrambi, ecco, mi piacciono tanto. Sono tra l'altro gli unici short che posseggo al momento, e quindi questi due e quello verde li indosserò, ecco. E poi da Mango ho voluto prendere uno shorts, però questo qui è un vero e proprio bermuda, leggermente più elegantino, per le occasioni più particolari, magari per una serata, quando vado a cena d'estate, fa caldo, magari mettere un bermuda con un bel toppino, una scarpa, un sandalo particolare. E quindi ho voluto prendere questo shorts. L'ho ordinato tra l'altro online perché in negozio c'era soltanto la S. La S però mi andava larghissima di vita, e quindi la ragazza mi ha detto: ordinano online, in un paio di giorni arriva. Infatti, io l'ho ordinato il martedì, il mercoledì era già in negozio, quindi sono passata a ritirarlo ed è perfetto. Il pantalone in questione è questo qui, vedete, è fatto in questo modo, in questo colore nero. Ha tra l'altro qui le cuciture in avanti, ha la zip laterale, fatto davvero così semplice, in questo modo. Sul dietro ha ovviamente le taschine, scende bene, mi piace, e quindi l'ho voluto prendere. Questo qui costava £30,99, però non so perché al checkout, quando appunto ho fatto l'ordine, mi ha dato uno sconto di £4. Quindi non ho pagato né la spedizione perché l'ho ritirato in negozio, e quindi l'ho pagato intorno ai £26. E con questo è tutto. Questi sono stati i miei acquisti. Ovviamente non sono stati tantissimi, perché in realtà mi sono focalizzata appunto sulle cose di cui avevo bisogno. Spero ovviamente che questo video vi abbia fatto compagnia, un video un po' pazzerello così. Spero che le cose che ho acquistato vi siano piaciute. Ovviamente fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate dei capi indossati, se vi piacciono o meno. Io vi ringrazio. Grazie se siete arrivati fino a qua, vi mando un grande bacio e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video. Ciao a tutti!